Ciao, sono Sonia Frizzera e vi parlo dal rifugio La Montanara, che si trova sopra Molveno, sull'altopiano di Pradel. Siamo quasi a 1600 metri di fronte alle Dolomiti di Brenta, proprio un posto esclusivo per il panorama e la posizione. E questo rifugio è stato costruito nel 1973 dai miei suoceri e un altro anno quindi compie 50 anni. Adesso lo gestiamo con mio marito e i miei tre figli. È una struttura che abbiamo completamente rinnovato negli ultimi anni. Abbiamo quindi fatto le stanze nuove, tutte con i suoi servizi, bagno, balcone, e l'ospitalità non manca mai. La cucina nostra è tradizionale, proponiamo i piatti proprio della tradizione e li abbiamo anche innovati, li proponiamo senza glutine, senza lattosio, ho visto il periodo e le richieste dei nostri clienti. Siamo aperti quasi tutto l'anno e cominciamo l'estate già con la Pasqua, i ponti e così, e l'inverno anche partendo dall'8 dicembre fino a metà marzo. È sempre gradita la prenotazione. In alta stagione è raccomandata, in bassa è gradita. Salve, io sono Umberto, il cuoco del rifugio La Montanara da una vita che sono qua da quando l'abbiamo costruito, e vi spiego un po' i nostri piatti e le nostre pietanze del rifugio. Vi spiego i piatti del rifugio. Adesso un po', siccome tra intolleranze una cosa e l'altra dobbiamo stare attenti anche a tutte queste cose qui, cuciniamo tutto solo con dell'olio di oliva Evo del Garda. Abbiamo sempre un primo per i celiaci senza glutine e tutti i nostri secondi sono tutti cucinati senza glutine, senza burro e senza lattosio. Allora, per i celiaci cuciniamo dei gnocchi di mais con una fonduta di formaggi, poi invece abbiamo tutti gli altri primi, le nostre paste sono tutte fatte in casa, tagliatelle al sugo della casa, al ragù o al capriolo, poi facciamo dei tagliolini alle ortiche con i finferli. Poi i secondi sono i secondi della nostra tradizione, accompagnati a polenta con lo spezzatino, con la salsiccia trentina, capriolo, coniglio, le puntine, a volte facciamo anche lo stinco, dipende un po' dalle giornate, così anche noi variamo un po' in cucina, non facciamo sempre le solite cose. Poi abbiamo i nostri dolci, a partire dallo strudel, che era ancora lo strudel che faceva la nonna, le crostate con marmellata di mirtillo, con marmellata di lamponi, la torta di ricotta e mandorle, poi adesso abbiamo aggiunto anche qualche altro dolce, salame al cioccolato, la panna cotta che anche quella è senza glutine, accompagnata con dei frutti di bosco dentro e con una coulisse di sperula e di sambuco. Vi aspettiamo al rifugio La Montanara per godere del nostro panorama, della nostra aria fresca e dei nostri piatti della tradizione trentina, e se volete venire a trovarci è un piacere per noi e anche per voi.